Deficiente lo posso dire. Deficiente, cretino, qualcosa magari se ti scappa la bip. Devi guardare lì. Il mio 3. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Ben ritrovati sul canale. Oggi come vedete c'è una grande novità. Lui è Andrea, per gli amici detto Oni. Se lo chiami Andrea lui non lo giro minimamente. E oggi è qui perché ho trovato un nuovo canale che si chiama 5 Minute Craft Man. Quindi tu lo conosci? Sì. Sono cose per uomini. Purtroppo, posso dire purtroppo. Certo, lo devi dire purtroppo. È praticamente da consigli per uomini. Ma prima di cominciare vediamo se lui è adatto a reagire, no? Perché mi chiamo senza trucco? Lo sai o non lo sai? Perché... no, non lo so. Secondo te? Secondo me. Perché fai video sui trucchi? Chi non è il trucco? No. Allora adesso glielo insegniamo. Senza trucco vuol dire che svelo i segreti che ci sono dietro le cose. Perché? Ah, che c'è il doppio... E come si conquista il mondo? Con la Coca-Cola, questo lo so. E con la vaselina. E con? Il petrolio. No. La vaselina è... la vaselina e il petrolio. Un'altra cosa. No, cioè, Coca-Cola e vaselina. I denti. Come si lavano i denti? Dentifricio. Ah, il dentifricio. Quale dentifricio? Vuol dire? Certo. Colgate. Bravo! Bene. Allora, quindi adesso parliamo di 5 Minute Craft Man, questo è il canale. È un po' di tempo che non li guardo, quindi il primo ti dico che si intitola 25 trucchi di beauty esclusivi per farti uomini. Per uomini. Ovviamente siamo 5 Minute Craft Man, guarda c'è un bel sedile. Ma perché? Per farti brillare più luminosamente di Brad Pitt. Ora tu mi devi dire. Già il titolo è un programma. Esatto, è tutto okay. Un programma. Adesso tu mi devi dire sono se preoccupato. Effettivamente sono cose che faresti, che magari hai fatto, che intenderesti fare, sprecare il tuo utilissimo tempo per fare queste cose. A proposito, se lo volete seguire su Instagram, lui è Oni87, perché non è piccino. Underscore. Per niente. Allora, io un secondo poi voglio fare sentire già la sigla, per capire quanto è man questo canale. Siamo for rock. Capito? Cominciamo con i trucchi per uomini. Cos'è un zucchero? Non si sa. Comunque, un'escoriazione al collo. Ci metti aspirina, acqua. Aspirina, acqua. Usare una pomatina? No. E ti passa, però non hanno detto che cos'è questa cosa. 2 minuti e ti passa. Ma quella a parte credo che sia una salviettina struccante. Se vivi a casa solo, un uomo con le salviettine struccanti, che ci fa? Tu che ci fai? Niente, perché non ce le ha mia sorella, ma io no. Consiglio, magari funziona l'aspirina. Occhio nero. Visto, quando vi litigate in discoteca. Il colluttorio. Cioè, allora ma non ci credo. Io in questo momento non ho il colluttorio in casa. Ma tu lo sai il colluttorio che effetto fa? Brucia. Esatto. Che consiglio è? Perché? Il ghiaccio. Anche senza il ghiaccio. Vai in farmacia. Voglio dire. Torio. Te lo metti negli occhi. No. Cioè, te lo spari negli occhi. Ma non è possibile questa cosa. Purtroppo mi manca. Te l'avrei fatto provare. Sì, mi dovevi fare un occhio nero. Volevo io. Ecco, questo. Cambi la lametta. Cambi la lametta. Costano, io capisco che costano un po', la compri, se no non ti fai la barba. Te la metti nei jeans la stessa. E poi te la ripassi. Cioè non è più nel tuo jeans per affilare le lame. Ah, certo. Comprati un cuoio da. Il cuoio quello da barbiere così fai prima, no? Questo è un altro cosa, mi sembra molto soddisfatto l'espressione. Sì, no. Hai visto? Si sta facendo la... non è quello che... si sta barbizzando. Si sta barbizzando. E baffi... Non ci voglio... All the girls are mine. Cioè, tu ti rendi conto? Se io, dopo che ha fatto questa cosa, se io trovo una che gliela... io vi giuro che mi butto al quinto piano. Cos'è questo l'ombretto si chiama? Come si chiama? Mascara. Mascara, scusate. Ignoranza. È che tu sei già provvisto, ma vuoi baffizzarti? No, io non mi voglio baffizzare. Che il fatto che lui abbia fatto questa cosa già mi lascia questo. La scritta sopra, all the girls are mine. Mi fa ribrezzo. Giochereste con lui. Giochereste con lui. Questo è un video per essere più belli di Brad Pitt. Ricordiamoci che questo video si intende. Credo che Brad Pitt in questo momento ci avrà una colica renale perché si sente tirato in causa senza motivo. Povero Brad Pitt. Tra l'altro la somiglianza è pessima, ovviamente. Sta molto meglio. È finita. È finita, scrivere. Comprala. Si dispera. Il sapone nel microonde. Io questa cosa l'ho fatta. Ma no, no. Fa una puzza. A parte che si vede che... È di nuovo la schiuma. È di nuovo la schiuma. Ma se tu prendi, se vuoi lo facciamo. Allora, se tu prendi...
una saponetta e la metti al microonde, siccome frigge, sì, si scioglie e si gonfia, ma poi si sgonfia di nuovo. E diventa durissima. È ovvio. Questa è schifo. Cioè, lo facevo da piccolo quando davo fuoco alle saponette per giocare, quando c'era il piccolo chimico, quando ero piccolo. Non lo fate a casa, però poi viene di nuovo dura, quindi non serve a niente. Cioè, a meno che non esci dal microonde incandescente e te la metti nella faccia e ti fa malissimo, non lo fate. That's a life hack. Guarda che faccia! Soddisfatto. Ah, questa ti informa essere ceretta. Ah, che si. Questa è la cosa per scambiare la cera. E quelle cose che sono lì è la cera. Sì, la. Si. No. Aspetta, aspetta. E lei che fa? No, ma che fa? Ma veramente. Ma io sono scioccato. Ma lo fa tipo. Questa cosa la faceva mio zio quando avevo 3 anni per levarmi i dentini. E io ero divertito tanto con questa cosa. Ma con i peli del naso. Ma perché sapevi che ti arrivava il naso? Beh, scusatemi, cioè io. Farsi la ceretta dentro il naso penso che sia una delle cose più dolorose dell'universo. Con la porta poi. Con la porta. Perché deve avere tipo il coraggio di farlo, quindi glielo fa un altro. Poi, a parte che la. Sto scegliendo il tuo. Quella là era la fidanzata, chi era? Non lo so, l'amica, la sorella, o qualcuno. Ma cattivissima fare una cosa del genere. Ma c'è bisogno che chiudi la porta con. Tira! Cioè, oppure come tutti gli uomini si rasano dentro il naso perché sono uomini. Io sono scioccato. Sì, è il coso per le. A me non è forse lo stesso di prima. Questo è il piegaciglia. Sì, questo l'avevo capito. Vabbè, questa può essere una cosa, se proprio te qualcuno fa. Ah, ma questa gliela facciamo passare, dai. Avanti. No. Come pettinarsi aspirandosi i capelli. Ma stiamo. No, ma perché ti pettini un aspirapolvere? Pettinati. Ma questo perché? Cioè ti stai pettinando. Tra l'altro vuol dire ti asciughi pur. Ma che le vai un po' bagnati. Io li vedo più asciutti. Ma che ne so. Ovviamente sono cose imbattibili. Non è un appositamente solo per i capelli. Ma va bene. Ma c'è. No. No. Se poi proviamo. No, ma io sono già pettinato, ah, quindi no. Non ho problemi. Me lo sono fatto non con l'aspirato, l'ho fatto con la vaporella. Io direttamente sono andata avanti. Mi dispiace, questo non va bene. Cioè. Allora, hai denti già. Ma no, questi non sono. Secondo te cosa gli hanno spalmato? Un misto tra caffè, ma spazzatura, liquame. Ma questo penso che sia tipo. Chi è che ha i denti così nella vita? Nel Far West. Quindi fin nel Far West li ho visti così i denti. Manco se. Non lo so, tipo si sciacqui col fango. Qual è il rimedio? Che tra l'altro in tutti gli altri video aveva denti bianchi, sì. Lui aveva denti bianchi in tutti gli altri video, Marti. Ricordiamolo. Cartaforno, dentifricio, sarà. Che è quello che dovresti. Ma sarà Colgate? Perché se non è Colgate non funziona, devo ricordare. L'ha messo la soda. Vuol dire bicarbonato. Cioè, dentifricio, bicarbonato, ma cacchio, lavati i denti. Invece di. Cosa sta facendo? Se lo stappo. Ah, guarda come si sono sbiancati. Cioè, l'edificio però Colgate. Ma non lo so se è Colgate, non l'hanno mostrato. Ma quella a 3 colori, quindi diciamo che sembra Colgate. O acqua fresh. Ah, è vero, ce l'ha. E dal caso non meritano di vivere. No. Hai la pelle irritata. Ah, ok, questo quando mi faccio la barba gli può capitare. Ti tagli un po' di comero? No. Che. Come ristora e rinfresca la guarda, come è cambiato. Cioè, è miracoloso. Ti ricordo i film, quelli che sento di Coco. Gli occhi. Sta facendo quello che penso. Sì. Si sta facendo gli addominali. Sì. Io sono mortificato. Tu non lo potresti fare. No. Cioè. Semplicemente perfetto before after. Tra l'altro se vedi, cioè, appena tirato indietro la pancia per non respirare. Si è visto perfettamente. Ora, guarda, si è finito, cioè, è palese. Un uomo queste cose le sa. Anche perché penso che se uno è grosso hai soltanto la panza colorata. Cioè, non cambia molto. Però forse per le foto tipo su Instagram sei un deficiente comunque. Vabbè, per prendersi like per la deficienza, sì. Cominciano con una serie di cose tutte da donna. Cioè, ricordiamo che questo è Five Craft Men. Ma questo cos'è? Limone e cacao? No, limone e cannella. Ah, è cannella. Che secondo me pizzica un pochettino. Infatti. 20 minuti, una cosa proprio. Ma per cosa si sta levando? È la cicatrice. Dopo 2 mesi, velocissimo, c'è una cosa proprio velocissima. Andiamo avanti, tutti questi sono tutte cose per donne. Quindi l'uomo è andato a farsi benedire. Sì, cioè mi sembrano cose in testa. Ok, io ti posso dire che si può fare, però dubito che un uomo. Cioè, poi lei è donna, era un video. Eravamo partiti per uomini, perché siamo lì. Vabbè. Andiamo ad analizzare un altro video che è 29 trucchi per automobili. Ecco. Ovviamente parliamo sempre di cose solo maschili, perché siamo 5 Minute Craft Men, che tutti i guidatori need come il petrolio.
Che cosa vuol dire innanzitutto? Hanno bisogno come... Cerca su Google cosa vuol dire. Petrol e petrolio, ma significa hanno bisogno come il petrolio. Cioè, come, quando noi diciamo hanno bisogno come il pane, loro come il petrolio. Perché ovviamente mangiano il petrolio e certo si ingeriscono la vasellina, quindi. Certo. E cominciamo. Ah, qua c'è un uomo, finalmente. Pare che poi che un uomo alla macchina ci tiene, quindi se... E arriva una donna. E quindi... Ah, la donna tira avanti il sedile. Io sono 1,96 m, considerate piccolino. Che comunque... Cioè, se qualcuno deve guidare la mia macchina, si tira avanti il sedile. Semplicissimo. E qua danno un metodo per tirarlo avanti meglio. Ah, per rimetterlo di nuovo allo stesso punto di prima. Vabbè, per questo... me... Come mettere l'olio nell'appositore. Sembra una donna, comunque. Sembra una donna perché fa il minecraft, cioè non fa una piega. E qua, vabbè, questo è carino. Questo potrebbe essere, sì, considerando il fatto che io non ho mai sbagliato. Però questa cosa effettivamente potrebbe essere utile. È utile. Un consiglio utile. Finalmente. Gliene diamo atto. Il faro è sporco. Mamma, oh mio ma Dio! Oh my god! È il Colgate è arrivato! No, però questa cosa lo sai che. Ma perché? Devo fare outing. Questa cosa l'ho fatta anch'io una volta. Il dentifricio nel dentifricio nel era? No, non me lo ricordo. Probabilmente la pasta del capitano o qualcosa del genere. Che schifo. Hai ragione. Ma quello mi sono trovato per le mani. Però devo dire che funziona. Ma funziona perché? Spiegami perché ce ne voglio. No, non lo so. L'ho visto pure io su internet questa cosa. Ho cosa provare. È cambiato nel faro della tua mano? No, è diventato più lucido. Devo provare con la Coca-Cola perché comunque sono la Coca-Cola. Allora, qua c'è una ragazza in... Che sta facendo? Perché gli sta facendo le corna nella... Dry... Erase mark, cioè vuol dire il pennarello che si cancella, si asciuga e si cancella. Ma con perché gli stai rompendo cioè, le scatole? Cioè, ma se io trovassi questo in un parcheggio l'ammazzo! Cioè, mi stai rompendo la macchina, ti ammazzo! Gli sta facendo un cinese! Simpatici! Allora, per carità, simpatici! Una la Jeep, che cosa... Questa, cioè, come morire, facile! Cioè, ma tu trovi... Se ti vuoi fare picchiare, vai in un parcheggio e cominci a tingere. La gente che ne sa che è cancellabile, ma che razza di consiglio è? Un granchio dell'anista. Allora, perché Italia... Finito? Cioè, questo era il trucco. Dimmi, a cosa serve, come il petrolio, il fatto di disegnare con un pennarello cancellabile nelle macchine degli altri, senza farti picchiare da nessuno, perché secondo me il consiglio sta in quello. Ma... No, una donna no, però un uomo lo picchia. Ehi, sali a bordo. Quindi, sta... Ah, non arrivi. Può capitare? Sì. Ma è la pinza quella per... Mi... Cioè io sono... Perché? Ma poi scusatemi, poi sono consigli per uomo, qui non sono donne in questo video, partiamo con questo la presupposto. Pinza rosa. Con la pinza... Ma io... No, sa qua che esce di casa con la pinza, dici devo andare a parcheggiare la macchina, non ci arrivo, esco con la pinza. Scioccante. Allora, non sai dove posizionare il coso. Il telefono. Ah, ma questo può capire, oggettivamente. Sì, ma guarda, tu sembri un elastico. Io sì, ma guarda, ci vai, cammino. Io sì, lui no, fai Minecraft per donne, non per uomini. Allora, lei deve parcheggiare. Non capisce la distanza tra un parcheggio enorme, mettiti accanto, cavolo. Ma non capisco, se c'è la macchina davanti non puoi parcheggiare. Ma poi c'è il posto accanto libero. Prendi un po'. No, io l'ho capito, l'ho capito che sto facendo. Gli stai mettendo i polli come sensore di parcheggio, io lo so che lo sta facendo. I polli sono... E lo sapevo che faceva, io ne ero sicuro che faceva questa cosa. Gli stai mettendo i polli come sensore di parcheggio, ti stai appoggiando lo stesso alla macchina. Ma quando devi uscire dal cofano? Dove li hai incastrati nella griglia? Nella griglia del radiatore, ma perché? Ma perché? Ma soprattutto tu devi arrivare davanti un parcheggio. Oddio. Cioè devi arrivare davanti un parcheggio. Ti devi mettere, devi fermare, devi scendere, devi mettere questi polli. E noi lo proviamo adesso. Io non lo faccio, io mi rifiuto, non lo voglio fare. Non lo proviamo. Non lo voglio fare. Lo giuro, lo proviamo. Questa è una costoletta, non è un pollo. No, ce l'ho giù il pollo, ho dimenticato di salirlo. Quanto tempo fra scendere dalla macchina, caricare questo, fare il parcheggio, ci metterà. Prima dobbiamo pure assemblarli. No, vabbè, ponendo il fatto che ce l'hai già assemblati nel cofano. Già avrei questa malattia mentale di uscire di casa così, però vabbè. Con il pollo, ma è graffiata. Sì, hanno graffiato. Oh, ma... Da dove l'ha preso? Allora, sono in un parcheggio. Lei se ne va via nel nulla via. E torna con un pacco da 100 di sì, aveva le salviettine struccanti. Che cetone. Sì. Da dove l'ha preso? Fermi. L'acetone leva il colore della macchina originale. Cioè è vero che ti leva il pezzo leva graffiato, ma leva tutto il resto. Si vede nettamente, non lo fate mai.
nella maniera più assoluta. Vai dal carrozziere. Ti è finito il dentifricio? Non è complicato. Ricompralo. Ma non si sta arrabbiando lei? Dove vai? Finita la casa. Ma qui, che la gente non ti vede. Io vorrei sapere chi è il deficiente che sta con lo spazzolino là fuori la macchina così e aspetta l'altra che gli passa di sopra. E poi da notare che il dentifricio sta toccando lo pneumatico, quindi è una cosa lurida. Schifo, proprio. Non sta bene, da vomitare. E poi cioè, comunque tu sei solo a casa e dici aspetta, ho bisogno di un po' di dentifricio, aspetta, vado per strada e chiedo a qualcuno. Scusami, puoi tenere lo spazzolino che devo passarci sopra con il dentifricio? Oppure... Io chiamerei direttamente la neuro. D'altro questo non sembra nemmeno Colgate, quindi c'è proprio una cosa che non fosse stato Colgate. Vabbè, Colgate lo puoi fare. Salici sopra coi piedi. Che gli sembra nuovo. No, era finito. No, era Manzuno. Ma qua, qua è nuovo. No. Così... così vede che è tutto sano. Ma comunque ti fanno vedere prima un dentifricio terminato e poi ti ci mettono quello nuovo. Cioè, perché ti rendi conto? Cioè, la gente farebbe mai queste cose, secondo te? Cioè, io non ho parole. No, io sono... Cioè, sono... Scioccato. Mortificato, secondo me, è la parola giusta. Sopraveremo questa genialata. Quella non è una cosa pratica da fare. Utilissimo, avevo tre quarti d'ora per parcheggiare. Oh, vai! Vai! Vabbè, piano. Guarda, deve essere così? Non esce! È uscito! Adesso ci possiamo lavare i denti. La terra! Va bene, noi abbiamo provato questi 5 minute craft. Terribili. Oh, ne abbiamo fatti due! Cioè... Io non so come si possa stare con questo coso in macchina. Loro cioè... ne avevano 8 tipo. Ma guarda, forse è più dignitoso che te la investi la macchina davanti piuttosto che fare questa cosa. Molto più dignitoso. Quindi questo è quanto. Se vi piace questa tipologia di video fatemelo sapere. Ogni ora vi ricordo di lasciare un like. Mettete like. Iscrivetevi se non siete iscritti, quindi fatemi sapere se vi è piaciuto. Ah, adesso dobbiamo salutare 100 persone. Tra i primi 50 li saluterà Oni e poi gli altri io, quindi prego Oni, salutiamo. Allora. La salutiamo Fiamma Maresca, Aurora Rosso, Vale Shah 90, Felicity, Sofia Minneci, Mati underscore 007, Giulia Beneteno, Danny Danny, Giorgia Mariucci, Emily Marchiani, Ludmila Nitelea, Lisa Rosini, Sofia Maria Maccazzola, Nicole Melandrino, Anna Asml, ASMR, Viola Baselice, Emma B, Lite Devil, Matteo Baruffa, Ilaria Montanaro, Gloria Puzzu, Dalila Dinaro, Giada Ghelli, Irene Rozzarin, Brian Siriu 5, Miriam M, Viola Baselice, Nicole Giustina, Roberto Scarano, Angela Gatti, Martina Capomolla, Claire's Tutorial Channel, si chiamava Natalie Game Scaldini, Nadia Vieta, Marlen Furlan, Giorgia Marinucci, di nuovo. Vabbè. La salutiamo due volte, ciao Giorgia. In realtà non si potrebbe fare, volevi nuovi di solito risalto, se te lo ricordi, tranquillo, va bene, non sta. Scusatemi, però Giorgia ti voglio bene così. Vabbè. De Zantila Frangai, It's No 89, Phyllis Compson, Miriam Mancina, Lorenzo Bruschi, De Panino, Viola Beselice, l'abbiamo già letto anche prima. Anche a te Viola ti voglio bene. Annalisa Laganà, Erika Derinaldis, Angela Lucibello, Maria Letizia, Filippo Vescio, Mariangela Luzzi, I am napoletana. Mi chiamo Jessica. Però mi chiamo Jessica, ciao Jessica. Jessica. Erika Catania, Rafael T02, Rebecca Gentilini, Sabri E3 Mai, Vanessa Segalin, Viola Baselice, c'è di nuovo, ciao Viola. Continuo io. Vai tu. Ok, quindi Marilu Belli, Martina Breda, Cool Consolina 95 Forever, Gianmarco Zagato, Luca Ann, Bianca Guglielmino, Gabriella Campora, Mia Sofì Birps, Fabiola Pantaleo, Vittoria D'Angelo,
Rosanna Piu, Matthew Spidaleri, Valentina Carena, Ivan Buccellato, Anna Molina, Francesca Romana Marcon, Giada Tarantino, Caterina Visconti, Gianmarco Zagato, Luca Enchetti, altre due persone, Viola, questa già l'abbiamo salutata. Viola, per sé, la terza volta che si salta, ciao Viola. Marta Secci, Federica Tomasoni, Francesco Pio Paladino, Matilde D'Urso, Gaia Midlight, Nini C, Loris Mazzoli, Cristel Nespoli, questa Marissa Caputo, Vanessa De Felice, non mi ricordo se ce l'avevo salutata, Pier Giorgio Granati, Leanna Micalelli, Augusta S, Samantha La Gioia, Maxi I Santus, sì. Manuela Maisa, Omaisa, Frisk Dremur, Gaia Martinucci, Gaccia Yuki, Adele Migliozzi, Noemi Palummo, Angela Luci Bello, Sofia Zagato, no, Sofi Zagato, Rafael. Ce l'abbiamo, Dio, ciao Rafael. Francesca Altamir, ciao Rafael. Anche Rafael di nuovo, ciao Rafael. Ursula Garufi, Gaia Martinucci. Ciao Gaia. Di nuovo Gaia Martinucci, sì. Volta anche Gaia, ciao. Sara Gaccia, basta, Linda Love Skets, Silvia Anco 08, Anna Palladino, già l'avevamo salutata, Federica Tomasoni, Banana Pazza. Banana Pazza è bellissima. Enrica Savona, Stella Mauri, Vicky Gamer 85. O qualcuno che ha un figlio o un tuo collega? Sì, cioè, coetaneo, collega. Io sono 87, sono più giovane. Scusa, ho notato qualche anno in più. De Anto, Melissa Millo, Sara Derwich, Derwich non lo so, Greta Valente, Yuki, MM, Baby Gascia, Giulia Bollaro, Gascia Marilove, Firefox 17, Lisa Benzi, e Lovely Channel, Sandra Pieracci, Ortense Calizza, Gretud 007, Indola Bub, Matteo De Carlo, Shelter Player, Lisa Riva, Galax 89, Cry Baby, Narcisa, Trozio, Esther, Ser... Pili, ci abbiamo fatto. Comunque questo è quanto. Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao a tutti. Ciao.